Buon pomeriggio bambini, sono tornata. Ho saputo che vi siete veramente divertiti questa mattina a fare la ginnastica, i piccoli. E oggi è il turno dei grandi. E guardate dove sono, riconoscete? C'è la sirena, c'è il pesce palla, c'è il granchietto, la stella marina, c'è Dory, c'è anche Nemo e lassù c'è il cavalluccio marino. Sono nella nostra stanza del mare. Ho deciso di venire a vedere come stava la nostra scuola. E allora, oggi siamo pronti per correre e saltare. Mi raccomando, eh! Tutti grandi soprattutto, quindi Sofia, Leonardo, Giorgio, Giulio, Gaia, poi chi ci abbiamo? Leonida, Claudio, tutti i bimbi grandi, ok? Anche Gabriele, Mattia, insomma i bimbi nuovi, di andare dalla mamma e dire: Mamma, ce l'abbiamo un giornale? O prendere delle palline? Oppure, se non abbiamo bisogno di qualcosa di colorato, quindi una maglietta rossa ce l'abbiamo? Oppure una maglietta verde? O anche gli stracci della cucina, quelli che sono puliti, perché li dobbiamo mettere per terra di diversi colori, almeno uno rosso, uno verde, uno giallo, uno blu e uno bianco, ok? Così possiamo fare questo gioco. E poi se avete un giornale, ok? Quindi andate a chiedere alla mamma tutte queste cose, così noi cominciamo con il riscaldamento. Scalderemo i piedini e portiamo il battito del cuore su alle stelle! Cominciamo! E cominciamo!
difficile, no? Abbiamo corso. Adesso scartiamo i piedini. Cerchi. Che piedoni che c'ha Didi. Ecco qua. Uno. Due. Tre. Quattro. Come rimbomba qui sono stati voi, bimbi. Mi mancate un sacco. E apro. Apro. Chiudo. Apro. Chiudo. Più difficile, eh? Manine dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro. E adesso veloce. Difficile. Andiamo. Attenzione perché cambiamo esercizio. Ci mettiamo con la schiena per terra e sui piedini. Batto. Batti. Fai rumore. Andiamo. Tutte e due insieme. E attenzione. Bacetto e apro e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, anche le mamme e i papà lo possono fare, eh? Andiamo, forza bimbi, fatti bimbi, con le mani per terra, che animale fa
dobbiamo fare, vai! Vai! Ok! Molto bene, vieni, vieni! Anche Samuele, vai, vai! No, quattro zampe! Vai a toccare il muro, leone! Vai a toccare il muro! Piede, granchio, laterale, tentato fratello, laterale, uno, laterale, guarda allo specchio come si fa, laterale, laterale, tocca il muro e si comincia laterale, com'è? Laterale, vai, così, bravo, così, molto bene, laterale, sulle ginocchia, fammi vedere, boom, 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 pum, 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 pum. Oh bambini, ma che caldo che fa! Io mi sono levata la felpa. Spero anche voi. Adesso è anche uscito il sole. Per il prossimo gioco dobbiamo chiedere aiuto alla mamma e papà. Vi ricordate che abbiamo chiesto se avevamo una cosa rossa, una cosa bianca, una cosa verde, magari se ce l'avete, di qualsiasi colore? Perché adesso facciamo questo gioco, prepariamo, dobbiamo buttare per terra tutti i nostri materiali, perché dobbiamo ballare e saltare sui colori, quindi prepariamo tutto. Allora bambini, io ho messo per terra, o comunque nel salone di casa, se volete, qualcosa di la mia felpa grigia, quindi se avete una maglietta del qualsiasi colore, basta che i colori non siano ripetuti. Ho messo il rosso, ho messo un asciugamano bianco, ho messo il tappeto giallo e questo non sembra magari, ma è verde. E poi abbiamo tutto il resto blu. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dopo che abbiamo messo tutte queste cose per terra, le vostre magliette, lo straccio della cucina, basta che siano di colori diversi, li mettiamo per terra. Io adesso metto la musica. Quando c'è la musica noi balliamo, saltiamo, scateniamoci tutti. Ma quando si ferma la musica... E io chiamo un colore. Ti devo portare in giro con me per fare questo gioco. Balliamo, scateniamoci! Saltiamo! E adesso attenzione, perché saltiamo sul... Salta sul giallo! Uff, io sono sul giallo. E voi? Bravissimi! E allora continuiamo. Appena parte la musica, dobbiamo ballare! Veloce, eh? Pronti? Vi faccio vedere il mio amico Leonardo che cosa ha fatto, eh? Saltiamo! E attenzione! Let's get! Vai Samuele, salta! Rosso, rosso, rosso! Salta il rosso! Salta il tappeto rosso, Leo! Rosso! Molto bene!
E adesso salta Leo, salta! Salta, 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 c'è la musica! E adesso tappeto verde! Corri! Molto verde, verde, dov'è il verde? Molto bene, tutti e due i piedi sul verde, tutti e due i piedi sul verde. Ok, salta! Salta Leo! Tappeto blu, corri! Molto bene! Ma tutti i piedi sul tappeto blu, non solo uno. Sei daltonico? Vai! Salta, salta Leo! Tappeto giallo, giallo! Bravo Samuele, è sul giallo. Giallo? Tutti e due i piedi, bravo! Salta, salta! Tappeto bianco! Bianco, bianco! Qual era il bianco che abbiamo detto? Bravo! Salta! Samuele, batti le mani tu! Cia, 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 cia! Tappeto grigio! Dov'è il grigio? Grigio? Questo era il grigio, questo! Molto bene! Balla! Vai! Tappeto verde! Verde, 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 verde! Bravissimo! Verde, tu, anche il piede, l'altro piede sul verde, tutti e due i piedi sul verde. Balla, salta, salta! Bravissimi! Tappeto giallo! Giallo, giallo, giallo! Dov'è il giallo? Molto bene! Vai, salta! Tappeto bianco, bianco! Il bianco, dov'è il bianco? Bianco, detto bianco. No, qual era il bianco? Bravissimo! Salta! E adesso tappeto grigio, grigio, grigio! Dov'è il grigio? Bravo! Salta, salta! Ma siete bravissimi! Tappeto rosso! Wow! Metto in ginocchio così mi vedete meglio. Adesso dobbiamo fare un percorso. Come lo possiamo fare a casa? Allora, voi ce l'avete le bottiglie di acqua o comunque dei barattoli? Noi abbiamo preso, guardate, qui i nostri fantastici barattoli di yogurt, ok? Quelli che usiamo sempre. E questa volta li abbiamo usati per fare tipo dei punti per fare lo slalom. Quindi se avete le bottiglie dell'acqua va bene, io so che Sofia e Leonardo le usano, quindi mettete lungo il corridoio oppure se volete in salone, non so quanto spazio avete, e fate la mamma o insieme prendete le bottiglie, ne prendete le bottiglie, vi aspetto oppure quello che avete, non lo so, e lo mettete in fila, 1, 2, 3, 4, anche 5, non più di 5, perché sennò non abbiamo sempre le case molto lunghe, ok? E molto grandi. E poi guardate cosa ho messo, noi perché oggi siamo all'asilo, quindi ho messo questa palestrina di piccoli. Però se voi avete delle sedie, mamme, possiamo prendere due sedie, anche le sedioline dei bambini, le sedie con cui mangiate, perché che dobbiamo fare? Io ci provo, ragazzi, sapete che io sono ciccia. Dobbiamo passare sotto le sedie. Ecco qua. Passiamo sotto. Sotto, 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 sotto. Tutti così. Bravi. Oddio. Cioè, se ne ho fatto una pilastra. Voi siete più veloci di me sicuramente. E quindi una volta che siamo fuori, dobbiamo passare. Non ridete, perché io ho di me stessa. Allora. E poi passiamo anche sotto le sedie. E un'altra sedia. Se avete un tavolo di casa, correte fino al tavolo e passateci sotto, mi raccomando, eh! Con le bottiglie o con i contenitori dobbiamo fare lo slalom. Dobbiamo fare zig-zag, 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 fra le bottiglie, passare sotto la palestrina e poi passare sotto le sedie, sotto i tavoli, tutto quello che noi abbiamo per passare sotto. E si ricomincia. E noi facciamo il tifo per Leonardo, Sofia, Giulio, Giordano, facciamo il tifo per tutti, ok? 5, 4, 3, 2, si parte! Facciamo lo slalom! Facciamo un giro qui! Sotto le sedie, Filippi! Andiamo, Filippi, ce la facciamo!
dobbiamo acchiappare la palla al volo, ok? Siamo pronti, perché quando c'è la musica balliamo, ma quando io dico stop o la musica fa stop, dobbiamo fermarci e prendere la nostra palla. Io prendo quell'altra. Balla! Attenzione! Stop! Balla! Andiamo! Questo serve la continuazione, manocchio, mamme! Attenzione! Perché adesso... Dalla nostra stanza del mare, e ci vediamo domani con l'inglese. Ciao!